Massimo, il film Diario di Spezia tratto dal tuo romanzo pubblicato nel 2013. Allora, ci chiederei intanto com'è nata l'idea di questa storia e quando hai deciso di trasformarlo in un film? Allora, è nata come storia per il cinema, perché prima di diventare un romanzo per Mondadori è stato un racconto cinematografico che ha partecipato al premio Solinas vincendolo ormai parecchi anni fa. Quindi era un'idea per il cinema ed è nata in realtà da un sogno, ovviamente da un incubo, più che un sogno, ed è forse l'incarnazione di paure profonde che si sono poi trasformate in un plot. Questa è stata un po' la storia. Poi si è sviluppata col romanzo, poi ha adesso una terza vita per certi aspetti nel film. Lorenzo, conoscevi già il romanzo e come hai costruito questo personaggio che fondamentalmente viene raccontato all'improvviso in una storia più grande di lui? Assolutamente, no, io allora il romanzo non lo conoscevo e anzi quando ci siamo incontrati Massimo mi ha esplicitamente consigliato di non leggerlo per cercare di fare qualcosa di diverso, raccontare una storia che sicuramente venga dalla storia del libro ma che non fosse la copia, insomma, e che non influenzasse troppo la performance degli attori, che comunque i ruoli che sono venuti fuori, appunto, c'è stata una costruzione aggiuntiva rispetto al romanzo. Sì, il mio ruolo è assolutamente, appunto, è un giovane uomo che non è ancora maturato, no? Cioè, è un uomo chiuso, a disagio con tutto. Per me c'è una contemporaneità, nel senso che è molto facile trovare delle persone della mia età che magari si portano presso dei disagi adolescenziali, e questo è un po' Luca, no? Lo troviamo all'inizio del film, che sì, è un uomo fatto e formato, ma il disagio di stare al mondo è lo stesso di un ragazzo adolescente. All'interno del film sarà il personaggio di Andreas, no, che lo porterà, lo spingerà verso una maturazione che non sarà una maturazione come rose e fiori, non so come dire, no? Quindi forse scopriamo che il personaggio di Luca non ha mai voluto crescere, perché forse sospettava che l'uomo che c'era in lui non era l'uomo che sarebbe voluto essere, un po' così. Sì, ma invece un po' del tema del male che muove un po' tutta la storia, che non è quel male, diciamo, astratto, quasi ideologico che spesso vediamo, ma molto concreto e reale anche nella nostra società. Allora, l'idea di base del romanzo era quello di raccontare effettivamente un male assoluto che in qualche modo è incombente, che sta anche fuori dall'inquadratura, fuori dal nostro sguardo, e che è un male raffinato, complesso e umano, nel senso che i portatori del male in questa vicenda sono uomini a tutti gli effetti, con una concretezza e con una visione del mondo che può essere spiazzante, perché è eticamente e radicalmente fuori dall'immaginario comune, però è vera, esiste, ha una sua concretezza e influenza al mondo. Questo era il male, un male assoluto, incombente, a cui io volevo dare questa fisionomia. Allora, non è una domanda semplicissima, nel senso che è un film che non va ad ammiccare, no? Adesso magari sarà Massimo a bacchettarmi se dico qualcosa di sbagliato, però no, come dire, non c'è l'happy ending. Anche il mio personaggio, che potrebbe essere un antieroe, non è un antieroe canonico, classico, che poi alla sua rivincita, alla sua scommessa la vince. Secondo me, questa è la mia opinione, parla di un male assoluto, nel senso che noi siamo abituati a vedere film, storia, letteratura, dove appunto vince il male, vince il bene, e sembra che la controparte, il perdente, sparisca. Non è mai così. Anche quando in una storia vince il bene, non vuol dire che il male venga eliminato. Vuol dire che in questo senso, sì, il bene lo ha sopraffatto, ma il male rimane lì, e le motivazioni del male sono ancora lì. Questo è un film in cui va a investigare le motivazioni del male.
senza preoccuparsi di dare allo spettatore o anche agli stessi personaggi la facilità, l'empatia, insomma degli strumenti per dire no, ma dai, ma comunque sì, il mondo è brutto, c'è del malessere, c'è del disagio, ma comunque sì, si riesce a sopravvivere. A volte no, c'è una frase bellissima di Andreas, le persone che non... adesso non crescono fuori. No, le persone che, non, che sono soddisfatte con quello che hanno sono persone speciali. È una cosa bellissima, molto, molto un po' buddista. Ed è una verità. Ma nel film viene racconta un po' l'impossibilità reale di vivere per vivere, di vivere senza avere un'ambizione, senza avere uno scopo. È un'utopia. E nel film viene raccontata l'impossibilità di questa utopia nell'attuazione pratica. Qual è stato invece il rapporto regista-attore? Come avete lavorato insieme? Scusa che sto toccando, colpa mia, chiunque veda la traballio. Allora, per me è stato bellissimo. Io sono anche alla prima esperienza per quanto riguarda la finzione, anche a questo livello, con questa complessità. Però è stato molto bello e in qualche modo un po' ci siamo scelti a vicenda, perché una delle premesse molto prima delle riprese è stata quella di lavorare sodo sulla costruzione del personaggio. Come diceva Lorenzo prima, il personaggio che abbiamo messo in scena è stato costruito insieme, non è la fotocopia del personaggio che compariva nel romanzo, è stato costruito ovviamente nel cinema. Noi abbiamo l'immagine, abbiamo la voce, e tutto questo è stato un grosso lavoro che ha fatto Lorenzo con me nel costruire l'accento, nel costruire il modo, i tic, la postura, il modo di camminare, tutti aspetti che ovviamente non esistevano nel personaggio scritto, e dove io mi sono poi in realtà ritrovato e riconosciuto come regista, come autore del film, perché il suo Luca è Luca, è il personaggio, e probabilmente non poteva essere, adesso che abbiamo finito, che così. Abbiamo parlato tantissimo, abbiamo lavorato molto a tavolino, come è giusto che sia. Il fatto che Massimo fosse il primo film in realtà è una da grande possibilità per un attore nel costruire qualcosa insieme, e nella sua disponibilità nel mettersi in gioco davvero, che non è scontato, perché magari un regista con passato che ha fatto vari film tende a andare a fare qualcosa che già fatto, in senso appunto, non dico con la mano sinistra, ma senza pensarci. Invece è stato un film difficile per questo, perché tutto era molto pensato, era molto ricco di note, obiettivi, beat. Per me è stata una gioia, si è fatto un vero lavoro, abbiamo fatto delle prove, cose che il cinema non ha mai, non si sa per quale motivo, quindi è stato un lavoro molto di artigianato. E se posso aggiungere una cosa, abbiamo sfruttato anche momenti, tipo lui una volta faceva la prova costumi e mi ricordo che poi a margine, perché dovevano le costumiste dovevano fare delle attività, lui mi ha fatto vedere come si sedeva, quindi abbiamo deciso appunto la postura da seduto, mi ha fatto vedere come camminava, abbiamo discusso su come doveva il collegamento fra psicologia del personaggio e movimenti, tutte cose che per me sono state veramente nutrienti, perché poi dopo lo si vede nel film, c'è questa cosa, cioè non è stata aria, ma ha dato corpo al personaggio. Faccio un'ultima domanda, in attesa che il film esca in sala e arrivi al grande pubblico, cosa deve aspettarsi il pubblico da Diario di Silenzio? Niente. Perché non c'è il contentino, ecco, di non uscire, di non avere un contentino, no? Di non avere, cioè, è un prodotto che si scosta molto dal canone commerciale. Può essere un pregio o un difetto, può piacere come non piacere. Io sono molto contento di fare un film che abbia una scelta dritta. Siamo all'ora di feste, parliamo di genere, è un film di genere. Su tutta la linea, nel senso che ci sono delle scelte molto radicali nel film che possono piacere o non piacere. La cosa interessante per quanto mi riguarda è che è un film insolito, cioè nel senso, a me ne parlo come fosse un concerto,
quando vai a vedere un concerto, tu non ti aspetti dai concertisti un messaggio dritto, come invece molti film hanno, dichiarano molto, cioè il tema del film è questo, parliamo di questo e quindi vogliamo dire questo. Questo qua è molto tutto sfumato e quindi forse la cosa più interessante è questo studio, no? Su questa vicenda. Quindi sì, se il pubblico dal Diario di Spezie deve aspettarsi di non essere compiaciuto. Ecco. Io spero che possa essere un viaggio, un'immersione in un mondo che è una reinvenzione del mondo, non aderisce a quello che vediamo con i nostri occhi quando usciamo in strada e ci guardiamo intorno, e quindi, come pensi debba fare il cinema, porti via il pubblico completamente e faccia vivere attraverso le vicende dei personaggi un'emozione, un'avventura che fortunatamente noi normalmente non viviamo. E essere dentro in quel mondo lì credo possa essere, se verranno catturati, se verranno portati dal viaggio dentro cui staranno, potrà essere appunto il dono della visione di questo film.